Gesù soffre, e lo sappiamo, ma dobbiamo interrogarci che tipo di sofferenza e come Gesù ha vissuto questa sofferenza, perché è questo che ci aiuta a dare senso alla nostra sofferenza, ma anche a dare speranza alle donne e agli uomini del mondo. Perché uno dei compiti che oggi ha la Chiesa, forse uno dei più importanti, è proprio questo: dare risposte a quelle domande a cui possiamo rispondere chiaramente, che vengono dal cuore dell'uomo. E la sofferenza, il dolore, il morire, l'ingiustizia sono quelle domande che da sempre l'uomo rivolge agli altri uomini, alle altre donne, ma soprattutto a noi cristiani e a noi credenti. Ritorniamo a Isaia, il servo sofferente, perché il canto del servo sofferente di Isaia ci aiuta a capire i tratti della sofferenza di Gesù. Il Signore mi ha aperto l'orecchio, leggiamo e preghiamo in questo canto. Che cosa vuol dire questa parola, il Signore mi ha aperto l'orecchio? Il servo di Dio, cioè colui che, potremmo dire anche noi i cristiani, potremmo chiamare così, cambiare così questo termine, i cristiani, chi è cristiano? Il cristiano è anche e soprattutto colui che nella sofferenza si lascia guidare da Dio, cioè presta orecchio alla parola di Dio. Il servo di Dio nella sofferenza trova in Dio il senso del proprio dolore, perché si lascia aprire l'orecchio, cioè l'ascolto, ed è l'ascolto è sempre un fatto del cuore, si lascia aprire il cuore da questo Dio in cui trova forza, in cui trova coraggio. Potremmo dire che il servo di Dio, quindi i cristiani, anche nel tempo della prova, soprattutto nel tempo della prova, non smettano mai di dialogare con il Padre, mai di dialogare con Dio, mai. Anche quando ci lamentiamo con Dio, anche quando inveiamo con Dio, perché presi dal dolore, dallo scoraggiamento. Pensate a una mamma che perde un figlio e che inveisce contro Dio. Beh, io credo che quella donna cristiana in quel momento prega in quella maniera. E Gesù, il Signore, guarda il cuore. E quindi mai smettere nel tempo della sofferenza di dialogare con il Signore, di pregare. Vogliamo chiedere anche la grazia della guarigione, è umano, ma più preghiamo e più entriamo nel mistero del dolore di Cristo, che illumina il mistero del dolore dell'uomo, il mistero del dolore di uomini e donne che ancora oggi continuano a soffrire. Vi voglio lasciare con una immagine, che è quella del silenzio. Io più delle volte che incontro persone ammalate, ma anche chi è loro vicino, mi rendo conto che sono dei grandi doni per ciascuno di noi. Ultimamente ho incontrato un ragazzo di 37 anni, giovane padre e marito, che ha un brutto male al fegato. Quando io l'ho abbracciato e gli ho detto di confidare nel Signore, di chiedere a Lui la forza, Lui mi ha detto: io ogni giorno vedo, grazie a Dio, i miracoli che Lui fa nella mia vita. E la moglie che gli era vicino non aveva nessuna parola, ascoltava e piangeva. Ascoltare, piangere e avere fiducia nel tempo della prova e della sofferenza. Noi ci vediamo domani, sempre Padre Pio TV, del Talcuore. Ciao!